Allora, benvenuti a tutti, ecco, su questa nuova piattaforma, diciamo, questo momento particolare, straordinario, nel quale ci troviamo appunto a causa della pandemia, dove appunto siamo, c'è questa appunto emergenza mondiale e quindi per contenere questa pandemia, si raccomanda poi soprattutto di evitare contatti pericolosi, quindi che potrebbero allargare appunto questo contagio. E quindi anche un po' le nostre attività hanno, diciamo, stanno cambiando, quindi anche per quanto riguarda, ecco, il culto, anche la comunicazione, ecco, ci stiamo servendo anche di questi mezzi della tecnologia per poter, ecco, non perdere lo spirito di preghiera, quindi partecipando, ecco, a celebrazioni online, quindi stando sempre in comunione con il Signore e tra di noi attraverso appunto questi mezzi. E così anche, per quanto riguarda, ecco, questi cosiddetti momenti di formazione. Ecco, si stanno utilizzando queste piattaforme tecnologiche che rendono possibile appunto la comunicazione. Ecco, pensando appunto che siamo in Quaresima, ecco, poi venerdì è la festa della Madonna Corredentrice. Il primo venerdì di Passione, della prima settimana di Passione, siccome era già in programma, ecco qui ad Adria, diciamo, abbiamo iniziato un corso di Mariologia il primo sabato del mese, poi è saltato proprio a causa di questi eventi. Quindi abbiamo pensato di proporlo appunto attraverso questa piattaforma, nella quale anche provvidenzialmente sono presenti all'ascolto, quindi non solo i fedeli di Atria, ma anche altri di varie parti d'Italia, insieme anche al sud, Teramo, eccetera, Roma, quindi nelle Puglie, eccetera. Quindi un benvenuto a tutti. Quindi utilizziamo, ecco, anche questi mezzi per un fine importante, ecco, anche per conoscere maggiormente la Madonna e farla amare. Ecco, è bello appunto parlare, ecco, proprio in questa prima videoconferenza, anche per me è la prima volta che parlo attraverso questo mezzo, questo programma appunto di Zoom. Ho visto che è uno tra i migliori che rende possibile appunto la comunicazione. Ecco, è bello appunto parlare della Madonna Corredentrice, un titolo a noi molto caro, che richiama ai dolori salvifici di Maria, quindi all'opera di cooperazione di Maria nell'opera di salvezza insieme a Gesù nostro Redentore. Ecco, io ora attraverso questo programma posso anche condividere anche delle slide attraverso un programma Keynote che dovrebbe apparire sul vostro schermo. Ecco qui, ecco la prima, diciamo, diapositiva dove viene appunto raffigurata Madonna della Pietà di Michelangelo, il Prima Vaticano, che ci introduce appunto questo corso appunto di Maria Corredentrice. Quindi è un titolo molto caro a noi, poi soprattutto francescani, però che dobbiamo dire che ultimamente è stato anche messo in disuso negli ultimi tempi. Prima era un titolo normale, attribuito alla Madonna. Quindi anche da tanti santi, dai sommi pontefici,
però ultimamente è stato messo in disuso perché appunto dopo il Concilio Vaticano II si è voluto non diciamo per motivi ecumenici si è voluto un po' ridurre non mettere in mostra appunto questo titolo della Madonna. Però la Madonna appunto, come vedremo, possiamo chiamarla appunto corredentrice del genere umano. Poi noi francescani dell'Immacolata abbiamo appunto negli ultimi decenni promosso proprio lo studio di Maria Corredentrice. Quindi ecco, qui ci sono anche dei santuari dedicati alla Madonna, che ho avuto appunto quelli di Castel Pedrosola, Campo Cavallo e anche delle Filippine. E poi abbiamo anche una ricca bibliografia che prende appunto, edita soprattutto dalla Casa Mariana Editrice su questo argomento. Ci sono anche delle collane di studio che parla appunto della Madonna Corredentrice. Ci sono tanti libri, però un libro molto semplice che potrebbe introdurci, ecco, appunto a questo argomento. Ecco, un libro raccomandato che potete poi trovare anche presso la Casa Mariana Editrice, il libro appunto di Marco Miravalle, un studioso teologo statunitense, con Gesù, Storia di Maria Corredentrice. Quindi questo è un libretto praticamente popolare, ecco, come vedete anche dal titolo e poi dall'illustrazione. Poi ci sono anche altri libri, se uno poi vuole approfondire, ecco, ancora più dettagliatamente, in modo più teologico, la Madonna Corredentrice, c'è anche un bel libro di Brunello Perardini che si chiama appunto La Corredentrice, il mistero di Cristo e della Chiesa, pubblicato da Vivere In del 1998. Quindi questo invece è quello che noi ora appunto raccomandiamo per introdurre nello studio, anche terremo presente appunto in questa videoconferenza. Quindi questo è il titolo, l'autore, vedete, poi c'è la casa editrice. E in questo libro, che appunto invito poi a procurarlo, quindi tramite la casa Mariana Editrice, abbiamo questi titoli, ecco, per avere un'idea appunto del contenuto, e che noi tratteremo praticamente qua meno di mezz'ora, brevemente, ecco, vedremo. Appunto, nella prima parte c'è scritto appunto quel che si intende per corredentrice, le profezie sulla corredenzione, inizio della corredenzione, compimento della corredenzione, la seconda Eva, santa redentrice, prega per noi, mio figlio e io abbiamo redento il mondo. Capitolo ottavo, tu sarai corredentrice, l'età d'oro della corredenzione mariana, non vi è altra parola. I papi dell'era mariana e Maria corredentrice, concilio della corredentrice, il papa di Maria corredentrice,
i santi contemporanei e Maria Corredentrice. Fatima e Maria Corredentrice. Ecco, andiamo appunto al primo capitolo, perché si intende per Corredentrice. Ecco, il termine Corredentrice, dal latino Corredentrix, richiama alla corredenzione, quindi che significa cooperare alla redenzione. Quindi il prefisso co deriva dalla preposizione latino cum, che significa con, ecco, quindi è non uguale a, quindi nel senso di collaboratore. Quindi capite già dal termine, ecco, si specifica, quindi c'è questa collaborazione che non denota uguaglianza, perché appunto la critica che fanno i protestanti, anche poi purtroppo anche alcuni cattolici che non vogliono attribuire questo termine alla Madonna, ecco, voi potete già, si potrebbe già dire, ecco, andiamo ad analizzare il termine appunto della corredentrice, non deriva, che non significa appunto uguaglianza, ma appunto collaborazione. Poi redimere, quindi cioè, analizziamo redimere, che appunto del latino, che proviene dal latino, significa appunto redimere, riscattare, comprare, liberare, salvare, e questo pagando un prezzo. Quindi ecco questo, la redenzione. Poi il suffisso latino trix è femminile, quindi denota una persona che fa qualcosa. Pertanto nel suo significato etimologico il titolo di corredentrice allude alla donna, corredentore, e più letteralmente la donna che ricompra, che riscatta. Va bene? Quindi in sintesi, il titolo di Maria Corredentrice, così come usato dalla Chiesa, denota l'unica attiva partecipazione di Maria, la Madre di Gesù, all'opera della redenzione compiuta da Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Quindi Maria, Vergine, coopera con Cristo nella redenzione del genere umano. Quindi la Madonna collabora all'opera della redenzione in modo singolare, subordinato a Cristo, ma efficace. Poi ecco c'è un per approfondire, ecco, il termine di corredentrice, c'è un bel capitolo di Monsignor Gherardini appunto nel suo libro, e quindi anche questo da tener conto, ecco il titolo, abbiamo detto, la corredentrice nel mistero di Cristo della Chiesa, che fa un'analisi appunto della Madonna appunto corredentrice, appunto questo termine. Ecco, le profezie della corredenzione. Ecco, il testo principale abbiamo appunto di Maria, appunto viene richiamata appunto già nella Genesi, ricordate anche nell'Immacolata Concezione, abbiamo parlato appunto come testo base, Maria appunto Immacolata, appunto il testo 3.15, che parla appunto della Madonna, quindi parlò in amicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, ella ti schiaccerà la testa e tu gli insiderai il calcagno. Quindi è questa inimicizia, divinamente stabilita, che la natura e il ruolo di Maria Corredentrice sono inizialmente profetizzati. Quindi la Madonna è la nuova Eva che collabora con Gesù, e quindi schiaccia insieme al figlio la testa al demonio. Quindi questo è un testo importante, e quindi la lotta contro il serpente, poi viene chiamata anche da Pio IX, e poi abbiamo anche la medaglia miracolosa, dove appunto si vede la Madonna che schiaccia la testa al serpente.
Poi ci sono anche tanti altri personaggi e simboli dell'Antico Testamento che ora non possiamo appunto richiamarli proprio perché per mancanza di tempo, che potete voi trovarli appunto in questo libro, da pagina 28 a 31. Ecco, l'inizio della co-redenzione si ha con il Fiat dell'Annunciazione, che noi troviamo appunto in Luca 1,16-38. Si faccia di me secondo la tua parola. Quindi questo è un sì importante, perché attraverso il sì di Maria, ecco che abbiamo l'inizio della redenzione, perché la Madonna ha reso possibile l'incarnazione del Verbo. Quindi è importante. E poi questa co-redenzione viene anche profetizzata dal vecchio Simeone, ricordate in Luca 22:38, quando si parla, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Il compimento, l'inizio della redenzione, ecco, ripeto, il Fiat, prego spegnere l'audio, quindi il Fiat dell'Annunciazione e poi, ecco, la profezia del vecchio Simeone, anche che una spada trafiggerà l'anima, dice Gesù che segue di contraddizione, che viene a redimere, e anche la Madonna che collabora, anche a te una spada trafiggerà l'anima, quindi anche la Madonna avrà appunto, patirà per la nostra redenzione. E il compimento della corredenzione si ha sul Calvario, appunto quando la Madonna partecipa attivamente alla redenzione. Quindi la profezia di Simeone qui adempiuta con una spada di dolore, così lancinante che nessun altro cuore umano potrebbe sentire e rimanere in vita. Poi sul Calvario c'è anche la maternità spirituale di Maria. Noi diventiamo tutti suoi figli, figli appunto spirituali. Donna, ecco il tuo figlio, ecco la tua madre. Poi è anche bello sul Calvario, ecco che poi tanti padri della Chiesa appunto richiamano molto, la Madonna come la seconda Eva, noi abbiamo sul Calvario Gesù, la Madonna e l'albero della croce. Praticamente, mentre il demonio aveva avuto vittoria dando il frutto dell'albero, prima la donna, poi la donna che lo diede ad Adamo, qua viene ribaltato, ecco, quello che era stato, che avvenne appunto nel giardino dell'Eden, appunto viene ribaltato e riscattato. Quindi la Madonna è la nuova Eva, come Gesù è il nuovo Adamo. Qui abbiamo tutta una serie appunto di richiami alla Madonna appunto come corredentrice, soprattutto ai padri della Chiesa che parla appunto della Madonna Noè. Quindi anche questo è importante rivelare questo aspetto della Madonna come appunto seconda Eva. È lei che poi dona realmente la vita. Abbiamo poi i padri della Chiesa, poi soprattutto San Girolamo, che sintetizza in poche parole, per Eva la morte, per Maria la vita. Ecco, ci sono alcuni che hanno difficoltà a parlare appunto della Madonna, appunto quale corredentrice, ma ci sono alcuni che parlano addirittura di redentrice, Santa Redentrice, prega per noi. Quindi il termine corredentrice specifica meglio, però appunto questo termine, il titolo redentrice, redentrix, lo abbiamo nel secolo X. Quindi e ci abbiamo appunto vari autori
che richiama appunto a questo titolo, soprattutto secondo la testimonianza di Giovanni il Geometra. Poi si aggiungono espressioni simili come salvatrix, reconciliatrix e reparatrix. Ecco, per esempio, San Bernardo parla di Maria come riparatrice del peccato dei nostri progenitori. Poi Arnaldo di Chartres, celebre discepolo di San Bernardo, specificando l'affermazione di Giovanni il Geometra, che chiama la Madonna Santa Redentrice, circa le sofferenze di Maria con Gesù crocifisso, dice che sono stati Gesù e Maria insieme ad operare redenzione con la loro comune offerta dell'unico e medesimo sacrificio al Padre. E poi, una delle visioni di Santa Brigida, Gesù rivela: mia madre e Dio abbiamo salvato l'uomo come un cuor solo. Io soffrendo nel mio cuore e nella mia carne, lei con il dolore e con l'amore del suo cuore. Quindi questa è Santa Brigida nelle Rivelazioni. Poi San Bonaventura, il padre della teologia francescana, afferma che Maria ha meritato la riconciliazione per tutto il genere umano. Poi il beato Giovanni Duscovi, il grande nostro santo dottore sottile, usa anche il titolo Redemptrix. Capite? E poi Santa Caterina pure chiama la Beata Vergine redentrice del genere umano. O Maria portatrice del fuoco, Maria germinatrice di frutto, Maria redentrice del genere umano, perché dando la tua carne al Verbo hai redento il mondo. Cristo però la redenzione con la tua passione, e tu col tuo dolore l'anima e il corpo. Poi c'è anche una bella preghiera, un inno liturgico del XV secolo, potete leggere: Pia dolce e benigna, che di non dolore sei degna, sei da qui il pianto e stirpi, compassiente redentore, per lo schiavo trasgressore tu sarai corredentrice. Con la madre allora non devi, pur sei triste con dolore, devi invece ringraziare te, mia dolce redentrice, che dal gioco dei nemici mi hai voluto liberare. Quindi vedete. Poi c'è anche l'età della corredenzione mariana, del 1600, San Lorenzo da Brindisi, Sant'Alfonso, ci sono tanti santi. Purtroppo qua il tempo passa. San Luigi di Montfort, Newman, eccetera. Poi c'è anche, nel 1830 la Madonna appare a Santa Caterina Labouré, richiamando la medaglia. Sulla medaglia vedete appunto impressa la M con la croce, che richiama appunto la corredenzione. Medaglia miracolosa che noi tanto diffondiamo. Poi abbiamo i papi dell'era mariana e Maria Corredentrice. E quindi il termine corredentrice, che specifica meglio l'opera della Madonna Redentrice, corredentrice, inizia con il Magistero con Papa San Pio X. Quelli precedentemente parlavano della Madonna come appunto che opera la redenzione, la corredenzione, però proprio il termine specifico l'abbiamo appunto in San Pio X, ripeto, perché già implicitamente viene richiamata, ecco, dagli altri papi, anche con termini più forti. Per esempio Pio IX parla della Madonna riparatrice dei progenitori. Bene. Quindi da San Pio X troviamo questo. Poi c'è anche Benedetto XV, che usa un termine molto importante, c'è una lettera apostolica intersodalizia, che richiama proprio a questa corredenzione. Leggete, questo è molto forte, vedete anche sulla slide. Allora, la Beata Vergine Maria, come soffrì insieme col figlio sofferente, quasi morì con la morte di lui, si abdicò ai suoi diritti di madre sul figlio per la salvezza degli uomini. E la parte dei riservati immolò il figlio alla divina giustizia per pregarla, la quale cosa si può affermare a buon diritto
che la insieme con Cristo ha redento il genere umano. Questo è Papa Benedetto XV. Un Papa che poi è, diciamo, anche legato ovviamente al santuario di Castel Pedroso, che poi parliamo dopo. Poi abbiamo anche Pio XI, quindi il Papa che parla appunto, usa il titolo di Corredentrice, un discorso papale, il primo un discorso papale, una rivoluzione, ai pellegrini di Vicenza, che stiamo qui vicini. Redentore non poteva per necessità di cose non associare la madre sua alla sua opera, per questo noi la invochiamo col Pio di Corredentrice. Ele ci ha dato il Salvatore, l'ha levato all'opera di redenzione. Fin sotto la croce, dividendo con lui i dolori dell'agonia e della morte, in cui Gesù consumava la redenzione di tutti gli uomini. Poi abbiamo Pio XII, non usa il titolo in modo esplicito, ma più volte alla dottrina della corredenzione, chiamando la Madonna Nuova Eva, socia del Redentore, prima in qualche testo del Concilio Vaticano II. E poi c'è il Concilio Vaticano II che appunto dà un contributo alla corredenzione, ovviamente non usa questo termine, parla appunto di compagna, socia del Redentore, cooperatrice alla salvezza, no? Quindi questo omissione, non perché non lo riteneva giusto, ma è stato omesso per motivi ecumenici. Quindi questo poi lo si nota appunto nel testo e anche nelle note. Infatti nelle note ci sono queste, sono state omesse alcune espressioni vocabili, sai, dei sommi pontefici, che pur essendo in sé verissimi potrebbero essere difficilmente compresi da fratelli separati, perché il concilio aveva invitato anche i protestanti, questi fratelli separati, quindi per motivi ecumenici non è stato richiamato questo titolo, però esiste, cioè, quindi capite, se qualcuno dice il concilio dice questo libro, no, l'ha fatto solo per motivi ecumenici, però naturalmente noi non possiamo tacere, no, motivi ecumenici possiamo anche soprassedere, perché anche perché se noi utilizziamo questo termine, questo titolo, questo aiuterà anche questi nostri fratelli alla comprensione della retta dottrina e anche dell'opera della redenzione, quindi anche delle figure grandi di Maria che operano la redenzione. E anche poi dobbiamo dire che il Concilio Vaticano II non è stato un concilio dogmatico, ma solo pastorale, è un modo per avvicinare gli altri lontani, quindi anche questo è importante. Poi abbiamo il Papa di Maria Corredentrice, colui che è stato molto unito, ecco, alla Madonna, Totus Tuus, pochi minuti ci abbiamo ancora. Se dovesse poi interrompersi, poi ci faremo un collegamento dopo 5 minuti, nuovo. Quindi supera tutti i predecessori per contributo dottrinare l'uso ripetuto del termine, ripari, silenzio conciliare, quindi quello che è stato omesso da concilio viene richiamato, e poi è stato anche colui che ha vissuto la corredenzione, perché appunto ha sofferto molto, è stato, quindi l'ha vissuto. E poi è stato anche pellegrino a Fatima, Castel Pedroso e Santuari Mariani. Poi ci sono i santi contemporanei, per esempio Santa Gemma Galgani, che richiamano appunto la Madonna Corredentrice, San Pio X, San Francesco Saverio Gabrini, San Massimiliano Kolbe, San Leopoldo Mandic, Santa Teresa Benedetta la Croce, San Pio e tanti altri santi. Ci sono anche degli studi, soprattutto Padre Stefano Manelli ha scritto molti articoli sui santi che richiamano appunto la Madonna Corredentrice. Poi anche la Madonna Fatima, che richiama appunto la preghiera e i sacrifici, e poi anche Suor Lucia, nei suoi appelli parla proprio per 6 volte di Maria Corredentrice, questo è importante.
poi abbiamo ecco, il santuario di Castel Pedroso, in provincia di Isernia, bellissimo, dove la Madonna apparve nel 22 marzo 1888 a due pastorelle, senza dire nulla, ma mostrandosi così come la vedete nell'immagine, è proprio un atto di offerta. Il Papa Paolo VI, quando vide questa immagine, che poi è un'apparizione approvata, no? Quindi dai papi, disse: questa è l'immagine della corredentrice. Quindi abbiamo anche Paolo VI che parla appunto di corredentrice, in riferimento anche a questo santuario molto bello che si trova in provincia di Isernia, Santa della Addolorata, dove noi siamo stati anche molti anni di prestare servizio. E poi c'è anche il film molto commovente di Mel Gibson sulla passione, che vorrei anche richiamarlo anche a vedere in questi giorni della Quaresima e di passione, dove la Madonna viene messa proprio in evidenza appunto nel suo aspetto corredentrice. Quindi noi dobbiamo pregare, ecco, affinché questo titolo di Maria Corredentrice possa essere proclamato al più presto dogma, perché noi, come abbiamo visto con i dogmi che vengono proclamati riguardo alla Madonna, lei viene esaltata e sarà anche la salvezza delle anime, perché anche questo titolo di Corredentrice ci richiama anche al valore salvifico, quindi che Gesù e la Madonna hanno operato, ma anche poi quello che noi facciamo appunto attraverso la preghiera, anche le nostre sofferenze di compartecipazione, anche le nostre sofferenze unite a quelle di Cristo e della Madonna aiuteranno tante anime a salvarsi, quindi in merito, no? I meriti che purtroppo i protestanti escludono. Allora il titolo Corredentrice, secondo anche uno studioso, aiuterà anche i fratelli protestanti a avere anche una retta visione della fede, e quindi anche alla salvezza, no? Ci mancano pochi secondi, quindi ecco, vedo alcuni di voi in primo piano. allora, io ho finito ora, però ora possiamo fare una pausa. Voi mo riflettete un po', fra circa 5 minuti ci sentiamo e rivediamo. Poi avrete voi la possibilità di parlare, di fare delle domande con maggiore calma. Io vi manderò il link, va bene? Che mando su WhatsApp, che è già pronto. Okay, va bene. Voi potete potete quindi fare il link e ci risentiamo, va bene? A dopo. A dopo. A dopo. Ave Maria. A dopo. Ave Maria. Ave Maria.